era una stanzina a pian terreno che prendeva luce dal sottoscala. Appena entrato in casa, Geppetto prese gli arnesi e si pose a intagliare e fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse. Pinocchio. Pinocchio, sì. Il povero Geppetto era triste e sconsolato perché appena finito di costruire il suo burattino, Pinocchio, birbante, cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza e a correre, correva veramente forte. Finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si mise a scappare. Per il paese saltando come una lepre finché lo acciuffò un carabiniere. Geppetto lo raggiunse e lo prese per la collottola. Se gli lasciano quel burattino è capace di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere mise in libertà Pinocchio e condusse in prigione il povero Geppetto. Tornò a casa bagnato come un pulcino, rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e poiché non aveva più la forza di reggersi dritto, si mise a sedere, appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra il caldano pieno di brace accesa. E lì si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco e piano piano si carbonizzarono divenendo cenere. Pinocchio, svegliatosi, cominciò a piangere e a berciare per il dolore e la fame, finché Geppetto, rientrato dalla prigione, si mise a consolare. Saltellando, camminava verso la scuola, Pinocchio sentì da lontano una musica di pifferi e grancassa. Seppe che si trattava del gran teatro dei burattini e, non resistendo alla tentazione di entrare, si decise a vendere l'abecedario nuovo fiammante per 4 soldi. Viva! Viva Pinocchio! Pietosito da lamenti di Pinocchio, in
incomincia a starnutire, ed infine perdona Pinocchio. Decide addirittura di donargli 5 zecchini d'oro affinché li porti al suo povero babbo Geppetto. Pinocchio si mette in viaggio per tornare a casa, ma non ha ancora fatto mezzo chilometro che si imbatte in un gatto cieco da tutti e due gli occhi e da una volpe zoppa da una gamba. Con questi zecchini d'oro ti voglio comprare un abbecedario nuovo per me e una casacca fiammante per il babbo. Ma sai, Pinocchio, e da 5 zecchini d'oro ne puoi fare 2000? No, non è possibile. Come non si vede? Ti puoi atterrare? Campo dei miracoli! Ah sì? E dov'è il campo dei miracoli? E ci portiamo noi, non è lontano da qui. E Pinocchio verrà se così, e Pinocchio verrà se così. Pinocchio esce dall'osteria del Gambero Rosso con uno zecchino d'oro in meno per aver pagato il conto salato anche al gatto da lui. Si avvia nel bosco incurante dei consigli del coro del bosco. Sta cercando il campo dei miracoli e niente, nessuno riuscirà. Cammina verso il campo dei miracoli e nella campagna intorno a lui non si sente alitare una foglia. Ad un certo punto vede un piccolo animaletto che riluce di una luce pallida e opaca. È l'ombra del grillo parlante. Gli avvertimenti del grillo di tornare a casa e non inoltrarsi nel bosco perché ci sono gli assassini. Pinocchio non li ascolta. Come sempre fa di testa sua e procede nella sua avventura. Pinocchio corre disperatamente e infine intravede da lontano una casina candida. E trafelato la raggiunge e bussa alla porta. Si affaccia una bella bambina dai capelli turchini e Pinocchio le dice: «Ti prego, aprimi almeno tu, sono inseguito dagli assassini. Aprimi! Aprimi!» E la bambina lentamente risponde: «Non posso, sono morta. Sto aspettando che la bara venga a portarmi via. Bella bambina, ti prego, aprimi, aprimi!» Ma non fece in tempo a finire e sentì affondarsi. Erano le assassini.